Benvenuti in un nuovo video. In questo nuovo video non vedo l'ora di iniziare. Parleremo di un'espansione di un gioco in anteprima. Ci è arrivato in anteprima, tedesco, non so che neanche che lingua, l'espansione di Marco Polo. Questo è il mio posto. Perché sei il tuo posto? Uffa! Eccoci qua, espansione di Marco Polo, agente di Venezia. Rigorosamente in tedesco, Die Gefahrten des Marco Polo, i viaggi di Marco Polo, sulle tracce di Marco Polo, di Simone Luciani e Daniele Tascini. Noi presenteremo solo l'espansione. Inoltre faremo vedere anche la mini espansione personaggi uscita un paio di anni fa. Andiamo in dettaglio. L'espansione contiene due moduli: Venezia e i suoi agenti. In più, dentro alla scatola c'è il quinto giocatore, 4 casette in più per ogni colore, 4 nuovi obiettivi, 4 nuove città grandi, 3 nuove città piccole, 6 nuovi contratti cicciosissimi, 5 nuovi personaggi e un dado nero. Esattamente come il favore del Khan, si dovrà mettere un dado uguale o maggiore di quello precedente. Saranno presenti solo però tanti spazi disponibili quando sono il numero di giocatori meno uno. Quindi in caso di tipo 2 giocatori ha solamente uno spazio libero. A Venezia si dovranno mettere città grandi e città piccole, esattamente come la mappa normale del gioco. Una volta messo il dado sulla postazione Venezia, si potrà mettere un avamposto commerciale partendo dal basso verso l'alto, seguendo le strisce indicate e, nel bisogno, pagare le risorse o le monete necessarie. Gli agenti di Venezia vengono sorteggiati 6 ogni turno, ha una posizione dato e indipendentemente dalla faccia che posizionate prendete uno degli agenti che andrà aggiunto alla vostra plancia per il turno in corso. Potranno essere presi più agenti, sempre pagando monete in base alla faccia che metti sopra. In più prendete una risorsa ogni volta che prendete un agente. Allora, comprende 4 nuovi personaggi, 4 nuovi contratti, una città piccola e i token. Ne esistono di due tipi, però ne dividerei in tre tipi. Il primo è questo con il fulmine, che appena lo giocate è un istantaneo. Quindi prendete il bonus registrato appena lo giocate e lo scattate. Quelli senza il fulmine li potete giocare in qualsiasi momento. E poi ci sono quelli che danno risorse o monete a te, molto potenti, tante monete, tante risorse, però prenderanno bonus anche tutti gli altri giocatori. Pro e contro. Allora, sicuramente giocare in 5 è piacevole, però l'espansione di Venezia e gli agenti facilitano, non hai più quella sensazione pressante di strettezza di Marco Polo, lo allargano leggermente. Gli agenti, se li utilizzate bene, sono molto molto potenti, e anche i nuovi personaggi sono molto molto potenti. Andiamo a le pecche. Allora, il quinto giocatore è viola, esattamente come la seta. Perderete sicuramente omini e casette in mezzo alle risorse. Seconda cosa estetica sono i contratti dell'espansione di due colori diversi, quindi si riconoscono. Esatto, c'è il rischio che si riconoscono. Per il resto è sempre un piacere giocare a Marco Polo. Ringrazio Simone Luciani che mi ha regalato questa copia, che metterò stretta.
E niente, che dirvi, al prossimo video spolliciate, condividete, insultate e niente, tutto così. Allora, giochi uniti, invece di stare a rifare la Kingsbook con i dati del cazzo che è 60 euro, una figata, io lo compro, stai tranquillo, ce l'ho qua, però pensiamo a localizzare Marco Polo, traduceteci Marco Polo, noi di Rolling non vediamo l'ora, cioè noi viviamo di Marco Polo.